Say my name. Bella ragazzi, siamo i Grananas e siamo tornati con un nuovo Fuck You Time. Sono venuto. Fuck lui e Time io. E quindi io direi bando di ciance, sigla. Ormai la sigla l'abbiamo fatta già. Sì, partiamo subito con le domande. La prima domanda ce la fa Tommaso Gianmaria. Sì, giusto? Sì, ce la fa Tommaso Gianmaria che ci chiede: fuck, meglio le lampadine Edison o quelle del supermercato? Io preferisco quelle del supermercato. Io non me ne intendo molto, ma Edison così. Perché? Giusto, perché deve andare contro di me. Sì, no, perché controcorrente, Edison, gas e luce, poi. Mirko Amati ci chiede: fate braccio di ferro. Assetto. Yo, Gatorade me, bitch. Vai, se entrare nel cervello, vale. Attenzione. Vabbè, grazie al cazzo, era il doppio di me, porco cane. È come se metti Rey Mysterio contro Big Show. E infatti Rey Mysterio vince. Però vabbè. C'è Rey Mysterio, però va bene così. Carlo e Salvatore Verdone ci chiede: continuerete la serie sul Tapirulan con Frax e aggiungere Dread? Sì, poi aggiungeremo anche Johnny Creek. Poi vieni il topo che chiamo, il gatto che chiamo, che è la fiera dell'est, la madre del pro. Capito? Sì, comunque cercheremo di farlo. Non so quanto sia, diciamo, salutare per Dread o per Frax rifarlo sul Tapirulan. Anche perché diciamocelo, uno c'ha problemi opposti all'altro. Sì, esattamente, quindi uno c'ha poca pressione, uno c'ha troppo. Probabilmente ci troveremo tutti e due spavaranzati per terra, come è successo appunto nel video con comunque Frax. Prima o poi lo porteremo da tutte per l'anno. Sì, sono sicuro. Ce lo carichiamo proprio. Allora, Sara Scoccia ci chiede: tra tutti i nostri video qual è il nostro preferito? Bella, col cuoricino. E qual è? Il mio... Aspetta, mentre poi vedo un attimo un bagno. Tanto lui sti cazzi, non fa parte dei Grananas, sì. Ah, il mio video preferito, quello che preferisco comunque è... Bevresti 5€! Il mio video preferito è quello dei Pokémon, perché è sempre quello, rimarrà nella storia quel video e... Allora, diciamo che, per quanto riguarda me, a parte i Pokémon che rimane la storia e che non andate a vedere perché non è molto educativo. No. Diciamo che tutti i video che stiamo facendo da 2 mesi più o meno a questa parte mi stanno piacendo molto, cioè tutti quanti sinceramente. E sono soddisfatto dei video che stiamo facendo. Direi tutti i video che facciamo da 2 mesi a questa parte. In particolare la Bimboozle Channel. La Bimboozle Channel. Bimboozle Challenge, che secondo me è stato, dove siamo stati i primi a farla in Italia, e comunque è stato anche un video fatto bene, secondo me. Non è per vantarsi, poi tu ci hai chiesto qual è quello che ci piace più. Secondo me è quello più bello che abbiamo fatto. E tu, è quello là. Stanco, Secondo me è il più bello. Stanco. Hai rotto il cazzo. Sei stanco, Sì, no, vabbè, comunque quello è stato un bel video, a parte per l'esperienza personale che ho avuto nel mangiare caccole e vomito, però. Però diciamo che tutto passa e poi rimane il ricordo. Fuck, fate una sfida freestyle, yo. E noi non siamo capaci. Noi veniamo dal ghetto, o ti rubiamo il letto, o c'entra un cazzo. Lo so. Oh, il ragazzo del palazzo. Mamma mia. Vengo qui con il Tom. Lo vedo davanti perché non c'è Tom. Qui davanti c'è il condizionatore. Mi chiama Tom. Da quando c'è lui non uso più il ventilatore. Mamma mia. Che sto pezzi, mamma mia. Poi il disco d'oro per noi. Darryl, tu sei una pera e prima o poi finirai in galera. Sì, aspetta e spera. Tu sei uno senza capelli. Vieni qui che ti taglio anche i monelli. Ci ho tirato una ciabatta. Oh, vieni qui che la e Lalla ci sta sempre. Questa macchinetta è su un treppiedi. Oh, ma io ti faccio fuori su 2 piedi. Io in realtà sono seduto. Sì, infatti. E invece io non sono mai scaduto. Comunque siamo troppo forti a fare freestyle. Veramente. Io pezzi rari. Allora, Matteo Sentino ci chiede: a che scuola andavate alle superiori? Penso di dire il nome. E con quanto siete usciti dalla maturità? Vabbè, rispondo io che la mia è un pochettino più complicata come risposta. Allora, ho iniziato a Russell, a Roma, Ponte Lungo. Non so se qualcuno di voi ci vada. Stavamo in classe insieme e stavamo al linguistico. Lui si è fatto 5 anni a Russell. Io invece sono stato steccato in secondo, poi di nuovo in secondo. Quindi ho pisciato e sono andato alla privata, che prima era Manzoni, Arco d'Avertino. E poi il quinto l'ho fatta
dal Gauss a Torpignattara. Saluto Davide del Gauss, bella, se becchiamo un partito. Ah, e io sono uscito, ho rosicato perché per un punto non sono uscito con 80 ma con 79. Io invece sono andato per tutti e 5 anni a Russell e i primi 2 anni con lui, poi lui si è fatto bocciare e se n'è andato a fanculo, sì. Comunque, saluto tutti quelli del Russell e presto torneremo lì da voi. Non so come, ma ci torneremo, verremo a trovarvi perché so che ci seguite molti da Russell e niente. Con quanto sei uscita, Madrid? Prossima domanda. Con quanto sei uscita? Ho detto prossima domanda! Romano Arducci ci chiede: datemi un bacio live e noi lo faremo. Affanculo. Ti pare che se davamo davvero un, video? Un video live, ti pare? Ah, io mi chiedo una cosa, perché ci chiedete i baci live? Che perversioni ci avete, scusate? Cioè, fossi una nuova categoria, fossi Robert gay. Ah, capito? Fossi un due fregne, potrei capire, due femmine belle, capito? Ti pare che davvero se davamo il bacio live? Bene, perché lui non voleva. No, vabbè, a parte scherzo. Io purtroppo ora sono impegnato con League of Legends. Anche questo pack è finito. E comunque sì, uno ci ha chiesto di esserci in piedi per far vedere se c'erano i pantaloni. Comunque sì, c'erano. Davvero? Sì. Ah, vabbè, perché lui sta sempre in pantaloncini. Io sempre in pantaloni. Anche questo pack è finito. Noi ci becchiamo al prossimo. E ricordate che per lasciarci le domande per il prossimo pack dovete andare sulla pagina Facebook che è in descrizione. In descrizione ci sono anche i nostri profili privati, dove ogni tanto caricamo qualche video di quando usciamo, che ne so. Quindi seguite i nostri profili privati e seguiteci anche su Instagram. C'è tutto in descrizione, non vi costa niente, passate due link. Se non ci volete seguire, non ci seguite, però guardateli e poi fate come cazzo. Pezzi di merda. Diciamo di andare a vedere il video che è uscito ieri, che per esempio con la del Blindfold Challenge. Ricordiamo che con 3000 mi piace su quel video faremo il prossimo sabato la Blindfold Challenge, dove sarà lui ad indovinare questa volta. E tra l'altro il prossimo sabato saremo al Games Week, quindi approfittiamo così per dire che ovviamente faremo anche un video per Kinect, però saremo al Games Week, quindi mi raccomando, venite e portate tanto alcol. E ci saremo sabato e domenica sicuramente, perché il treno è già preso e noi gli regalo 110 euro a Trenitalia. Poi se qualcuno ci vuole ospitare ci farebbe un favore, però quelli sono discorsi. Sì, infatti scriveteci messaggi, magari qualche magari pagandoci ci ospitate, capito? Oh, vi facciamo questo favore di venire a casa. Sei una ragazza anche gratis, non ti preoccupare, tu. Esatto. E tu. E quindi niente, dai, ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao.